Buongiorno, siamo con Seghinolfi nella sede della BE Engineering a Campo Gagliano. Allora, le chiedo subito che azienda è oggi la BE Engineering e quali sono le sue attività principali, dato che ce n'è più di una. Ma la BE Engineering è nata all'inizio degli anni 2000, dopo la chiusura dello stabilimento Bugatti, per dare una continuità di assistenza tecnica alle vetture che erano state prodotte. E nell'arco degli anni di apertura di questa azienda si è occupata anche di sviluppi tecnologici futuri per le progettazioni di nuovi veicoli e assistenza in progettazioni elettroniche o nuove energie. In particolare oggi l'azienda è divisa in due sezioni di lavoro, uno per il customer service mondiale in esclusiva delle B110 e 112 e la produzione della vettura Edonis che è stata presentata all'inizio degli anni 2000, che in quel periodo era la vettura più veloce al mondo e la più performante. E l'altra parte dell'azienda si occupa, come l'ho detto prima, della ricerca e dello sviluppo delle nuove tecnologie sempre del settore dell'automobilismo. A proposito dell'assistenza alle Bugatti B110, le chiedo con quanti clienti vi interfacciate per questo servizio di assistenza per queste meravigliose vetture nate in questi stabilimenti negli anni 90? Beh, diciamo che noi assistiamo i vecchi concessionari Bugatti in giro per il mondo, ma i più importanti direttamente li trattiamo noi con anche un'assistenza tecnica diretta per il service presso le loro case. Parliamo di personaggi come il sultano dell'Emir del Qatar, di Abu Dhabi, lo sceicco di Dubai, in Brasile, andiamo in Giappone, andiamo in Malesia, in America e abbiamo un paio di clienti anche in Inghilterra. Il resto abbiamo dei customer service in Svizzera, in Inghilterra e in America dove forniamo direttamente le parti ricambistiche. Parlava appunto di esclusiva per quanto riguarda l'assistenza, i ricambi, le riparazioni alle Bugatti B110, ma che rapporti avete con la sede centrale di Bugatti? Beh, diciamo che il rapporto con la sede centrale attuale della Bugatti non è che ce ne siano, è stato venduto alla Volkswagen nel 98 il marchio e da quel momento loro hanno proseguito la nuova strada con la nuova vettura tipo Veyron che non ha nulla a che vedere con le B110. A noi è rimasto in esclusiva questo tipo di assistenza solo riservato alle Bugatti B110, GT e Supersport e 112 che sono le vetture che erano state prodotte qui nello stabilimento di Campo Gagliano. Siamo con l'ingegner Trombi, adesso parliamo della Edonis, bolide fuoriserie nato nel 2000. Quanti esemplari sono stati prodotti ad oggi? Avete richieste dai nuovi grandi mercati del lusso come Emirati Arabi e India. Abbiamo fatto finora 5 vetture, sono vetture costruite a mano, una per una, secondo diciamo, i desideri del cliente, quindi vengono fatte solo su ordinazione. Anche perché sarebbe un'impresa folle farle per tenere lì, perché c'è un impegno finanziario notevolissimo e quindi quando c'è un cliente interessato noi gli cuciamo addosso la vettura. Anche se in parte ha già risposto il suo collega, le chiedo però se nei progetti AB Engineering è previsto un nuovo modello o una nuova versione di Edonis. Beh, fare un nuovo modello sarebbe impensabile perché richiede degli investimenti che assolutamente non siamo in grado di fare. Però stiamo ad esempio aggiornando per quel che riguarda l'inquinamento, per cui stiamo preparando una versione mini ibrida, perché ormai è necessario per poter superare le nuove norme. La BE Engineering mette la vostra esperienza, la sua esperienza a disposizione delle imprese che vogliono investire su progetti ingegneristici avanzati e innovativi. Sì. Con quali aziende e con che tipo di aziende collaborate? Non possiamo dire quale, possiamo dire dove. Ad esempio in Cina siamo stati diverse volte con importanti aziende per cui abbiamo fatto diversi interventi, ad esempio alcuni mirati a rendere le vetture più diciamo, digeribili per il mercato europeo, nel senso che magari erano buone vetture ma erano un po' troppo spartane per i nostri gusti, per cui è stata suggerita qualche modifica di handling. Quindi siamo stati nella pista prove dell'isola di Hainan insieme a loro per
per mettere un po' a punto. Poi adesso stiamo guardando sempre sull'ibrido, su un veicolo stavolta commerciale che stiamo rendendo tutto ibrido, da semplice veicolo a benzina che era fino adesso. Le chiedo un'ultima cosa sulla Edonis, c'è un livello di personalizzazione della vettura del modello pazzesco? Sì e no, nel senso che non si può andare accanto a quello che è l'aerodinamica, perché con macchine che vanno oltre 350 km all'ora sarebbe molto pericoloso avere per l'idea di un cliente qualcosa che sconvolge l'aerodinamica e quindi può creare dei danni, quindi su quello non si può intervenire se non molto limitatamente e dopo aver provato la soluzione. Mentre sugli interni, ad esempio, c'è la più ampia libertà di un cliente che vabbè, con gusto chiaramente non nostro, ha riempito la vettura di pietre preziose tutto intorno alla strumentazione, ha fatto il pomello del cambio, ha fatto la bandiera italiana con diamanti, smeraldi e rubini. L'abbiamo accettato, però insomma, piaceva a lui. Faccio anche a lei la stessa domanda che ha fatto al suo collega: in quale direzione del futuro sta andando la B-Engineering e la terra dei motori? Beh, noi stiamo andando un po' appunto verso l'ibrido perché è un po' una strada obbligata. Ancora per l'elettrico ancora no, non ci siamo, anche se stiamo guardando anche quello, ma fino a quando non c'erano delle batterie a prezzi ragionevoli non pensiamo di andare su quella strada, anche se teniamo l'occhio vigile su questa tecnologia. E penso che anche la terra di motori debba adeguarsi, perché ormai le vetture pure a benzina penso che andranno avanti ancora alcuni anni, però sì, dovranno adeguarsi. Una razza in estinzione? Penso di sì. Grazie. Almeno le pure benzina e le pure con poca elettronica, perché ormai si va tutto verso un impiego massiccio di elettronica. Ecco, la nostra Edonis, ad esempio, è ancora forse l'ultima delle vetture fatte con la meccanica.